La collaborazione fra Nuovo Pignone, Regione Toscana e Ministero per lo Sviluppo Economico ha portato a un nuovo risultato, il collaudo nello stabilimento di Massa della turbina LM9000, una turbina a gas innovativa che emette in atmosfera il 40% in meno di ossido di azoto rispetto ai concorrenti, realizzata con un progetto finanziato dal programma Galileo con fondi della Regione e del Mise. Nel 2017 è partito il programma Galileo, è stato un programma che ci ha permesso di accedere alle università toscane, ai laboratori toscani e soprattutto all'indotto sia toscano che italiano, ha permesso di radicare questa turbina sostanzialmente in Toscana e oggi noi celebriamo questo inizio di questa turbina, l'inizio di questa splendida avventura della 9000. Direi che è un esempio virtuoso di quello che può fare il pubblico e privato insieme, un esempio non solo qui in Toscana ma è un esempio per tutta l'Italia. Noi da qui non esportiamo per la verità solo moda, che pure è importante, ma esportiamo anche tecnologie per l'energia e primeggiamo nel mondo in questo settore. La Toscana non è solo bellezze artistiche, non è solo bellezze naturali e paesaggio, ma è anche ricerca, è anche lavoro, è anche industria come questa che sono all'avanguardia e che primeggia. Il sottosegretario allo sviluppo economico Gianpaolo Manzella ha sottolineato l'importanza di attrarre in Italia le imprese straniere di qualità. Sono imprese straniere che valorizzano il capitale umano italiano e permettono a tante delle nostre piccole imprese di entrare in circuiti più grandi, di entrare in filiera. Quindi questo incontro dice tante cose, tutte cose positive, quindi ci deve dare fiducia.